la Fiat Torino Auxilium, ospite d'onore a Caluso per un evento di beneficenza organizzato dal Comune Canavese in collaborazione con il Lions Club. Giusto, Ax? Primo febbraio 2017, Palazzetto dello Sport di Are. La squadra al completo si è presentata al numeroso pubblico e ha giocato insieme agli studenti delle scuole del territorio. La raccolta fondi è proseguita poi al ristorante Hotel Erbaluce per la cena organizzata dal Lions Club. Ringraziamo l'Auxilium per esserci venuto incontro in ogni modo, perché grazie a questo evento noi riusciamo a pagare un percorso per i ipovedenti da realizzare sull'area mercatale del comune di Caluso. In occasione del centenario della fondazione del Lions Club, tutti i club del mondo hanno come compito quello di realizzare un'opera tangibile per il territorio all'interno del quale è inserito il club. L'idea è nata da me e dal presidente Forni, perché entrambi siamo del territorio e quindi ritenevamo giusto che ci fosse la possibilità di far conoscere nel canavese l'Auxilium. Noi come amministrazione siamo stati non solo contenti, ma orgogliosissimi di dare il nostro contributo e di organizzare congiuntamente con loro questa manifestazione, perché lo sport è una realtà che deve essere ancora di più praticata, perché è una scuola di vita, e soprattutto l'evento di questa sera rivolto ai giovanissimi e ai giovani, diciamo che è la cosa più importante in assoluto che poteva succedere a Caluso questa sera. Per me è una grande gioia per tantissimi motivi, la mia squadra del cuore del basket che da Torino si sposta nel mio territorio del cuore, che è canavese, con uno sport che appassiona, vediamo tutti questi ragazzi così coinvolti, ed è uno sport sano, uno sport di grandi valori e di gioco di squadra che insegna nella vita questi ragazzi a diventare campioni nella vita. Ma soprattutto lo sport che si avvicina alla solidarietà, ad aiutare chi ha più difficoltà e ha meno dalla vita, per essere tutti uguali, per ritornare a partire insieme. Credo che pensare che una squadra di Serie A venga in un paese come questo a promuovere questo splendido sport sia davvero una bella cosa da parte dei dirigenti, degli allenatori, dei tecnici. Beh, insomma, credo che anche questo sia un sacrificio che serve molto proprio a promuovere la pallacanestro a livello giovanile, ma non solo, a creare l'entusiasmo, e mi auguro che qualcuno di questa popolazione, di questo territorio possa poi venire a seguire questa squadra anche a Torino. In fondo la mia passione del basket è nata qui, su questo campo, e quindi era giusto riportare la squadra qui a Caluso. Il nostro progetto è un progetto che ha due obiettivi. Il primo obiettivo è la vetrina della Serie A, il secondo obiettivo è lo sviluppo del settore giovanile, da qui l'Alleanza Locus. E qui siamo anche per raccogliere adesioni. E io non voglio essere noioso, ma io devo sempre ringraziare, anche se lui non vuole, mio figlio, che è sempre dietro le quinte, non vuole essere citato, nominato, però in realtà è lui che mi ha spinto, è lui che mi costringe sempre ad andare avanti.